Festa grande ieri all'oratorio Don Giustino di Favara per la chiusura delle attività estive dei 215 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni che hanno partecipato al Grest della parrocchia San Giuseppe Artigiano. Un lavoro appagante e certamente faticoso per i 60 animatori che hanno dovuto tenere a bada un po' tutti. L'oratorio, sapientemente diretto e voluto da Don Uriel Ortiz, attivo da poco più di un anno, è diventato un punto di riferimento per molte famiglie favaresi che negli spazi realizzati dai padri vocazionisti riconoscono una palestra di vita dove si trasmettono non solo i valori della fede ma anche i sani principi dello sport. È stata davvero una cosa molto bella perché abbiamo investito su questa realtà parrocchiale, l'oratorio, il campetto. E grazie a questo campetto, a questo oratorio, tanti giovani, tanti ragazzi possono divertirsi sanamente. Per l'occasione ospite d'eccezione di Don Uriel, il provinciale della sua congregazione, ovvero Don Claudio De Caro, che dal palco ha officiato la solenne celebrazione eucaristica. È una grandissima gioia. Tenga presente che io sono parroco dove Don Giustino ha cominciato l'opera con un gruppo di ragazzi. Quindi quando giro per le parrocchie della mia congregazione e vedo tanti ragazzi intorno ai miei confratelli, il mio cuore impazzisce di gioia. Basta la platea. Giovani e meno giovani hanno anche potuto ammirare i lavori artigianali dei bambini, i balli e i canti hanno suggellato il Grest, un'entusiasmante esperienza che sicuramente si ripeterà anche l'anno prossimo.